Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. In questo video vedremo come creare un turntable con Blender. Con l'animazione di un turntable faremo ruotare il nostro oggetto a 360 gradi. È un modo accattivante di presentare i nostri modelli 3D, quindi let's get started! Selezioniamo il nostro modello 3D e posizioniamo il 3D cursor all'oggetto. Quindi Shift S, Cursor to Selected. Aggiungiamo quindi un empty. Shift A, empty, plane axis. Scaliamo un po' l'empty. Ora dobbiamo imparentare l'oggetto all'empty. Quindi selezioniamo prima l'oggetto, poi l'empty. Ctrl P, set parent to object keep transform. In questo modo tutte le trasformazioni che farò dell'empty rifletteranno anche sull'oggetto. Assicuriamoci di stare sul fotogramma 1 nella timeline e con l'empty selezionata spostiamoci nella properties, nella scheda object properties. Nella transform sull'asse di rotazione Z a 0 gradi inseriamo un keyframe. Tasto destro, inset single keyframe. Adesso ci spostiamo nella timeline, portiamo il cursore all'ultimo fotogramma disponibile, ci spostiamo di nuovo nella transform sull'asse di rotazione Z e questa volta inseriamo 360 gradi. Inseriamo il keyframe, tasto destro, insert single keyframe. Ed ecco la nostra animazione, il nostro turntable. Ora vedete che alla fine dell'animazione c'è un attimo di pausa e quindi per rendere questa animazione, questo 360 gradi completamente costante, bisognerà cambiare qui, aprire il Graph Editor e semplicemente premere T per aprire il Set Keyframe Interpolation e praticamente scegliere l'interpolazione lineare. In questo modo l'animazione avverrà in maniera fluida e costante. Quindi l'ultima cosa che resta da fare è lanciare il rendering dell'animazione e salvare il file video. Potete cambiare il motore di rendering in Cycles, quindi andare nella scheda dove salveremo il nostro output, scegliete la vostra cartella di destinazione e nel file format scegliete FFmpeg video. E alla voce encoding invece di Matroska scegliete MPEG 4 se volete salvare il video come MP4. Andiamo in render e clicchiamo su render animation. Ho salvato questo file blend utilizzato nel video con l'empty, le luci e soprattutto l'animazione del turntable già impostata. Se volete potete scaricare gratuitamente il file in modo da creare il vostro turntable più velocemente. Vi basterà importare un modello 3D, imparentarlo con l'empty presente nella scena e lanciare il rendering dell'animazione. Trovate il link in descrizione per scaricare il file blend. Non è incluso il fucile sci-fi che se volete potete acquistare per qualche dollaro su Blender Market e aggiungerlo così alla vostra libreria di asset o utilizzarlo per il prossimo progetto. Quindi oggi abbiamo visto come creare un turntable con Blender. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!